Salve a tutti ragazzi, ben ritornati su The Last of Us parte 1 Remastered. Nello scorso episodio abbiamo assistito ad un evento abbastanza tragico e so che è passato un bel po' di tempo. E ne sono consapevole, però ho avuto da fare con l'università e tutto. E sì, è da dicembre che non gioco a The Last of Us appunto per causa esami. Quindi adesso se mi date un paio di tempo devo ricordarmi i controller, sì. Il gameplay, i controlli e comunque sì ragazzi, tranquilli, è tutto a posto, non è successo nulla di grave. A parte nell'ultima parte appunto, quella, questa è bella. Er diablo. Er diablo, signor. Pista morta. Lo so, Ellie. Seguiamo il fiume. Ci porterà diretti da Tommy. Andiamo. Un attimo che magari mi cambio anche un po' le armi. Perché non si sa mai. Cioè, nel senso. Ok. Cosa è successo tra voi due? Che vuoi dire? Tra te e Tommy. Non siete insieme, significa che è successo qualcosa. Abbiamo avuto una specie di discussione. Lo sapevo. Riguardo a cosa? Tommy vedeva il mondo in un modo, io in un altro. Ed è per questo che si è unito alle luci. Sì, la tua amica Marlene gli ha dato speranza. Questo lo ha tenuto occupato per un po', ma alla fine ha lasciato quella strada. È tipico di Tommy. Com'è andata l'ultima volta che l'hai visto? Credo che le ultime parole che mi ha detto siano state: non voglio più rivedere quel tuo schifo di faccia. Wow. Ma ci aiuterà? Lo scopriremo presto. Beh, con o senza il tuo aiuto, raggiungeremo quel posto. Andiamo avanti. Sì, mi ricordo come raggiungere quel luogo perché veramente non ricordo come ci si arriva. Aspetta, forse da di là? Sì, infatti. Ok. Comunque, ragazzi, io sto zitto perché vi lascio appunto godere dell'ambiente. Godere dell'ambiente, ma come cazzo parlo? Godere appunto dell'ambiente di gioco perché appunto The Last of Us è un gioco, è il gioco, ragazzi, non un gioco qualunque. Ma Joel, corri un po', magari, porca miseria. Ok, da qua sono venuto da là. Ok, da qua si sale. Si sale. Ellie piacerebbe. Ah, sì, è il collezionabile. È collezionabile del. È collezionabile del fumetto, quindi, cioè, nel senso, se avete giocato a tutti e due i giochi di The Last of Us, cioè, nel senso, capirete subito che il fumetto preferito di Ellie è tipo Space Invaders. Poi non ho mai giocato The Last of Us 2, anche se sono passati 4 anni dall'uscita del gioco. E sì, Wow, appunto. cos'è? Quella lì è una centrale idroelettrica. Una centrale idrocosa? Usa l'acqua del fiume e la trasforma in elettricità. E come fa? Senti, so cos'è, ma non come funziona. Ok, e come facciamo ad attraversarlo? Si può fare. E che cacchio, devo creare coltelli. Vabbè, ne sacrifico uno, va.
Solo uno perché poi mi servirà tanto. Wow. Fatto non bene di più. Porca di quella miseria, raga. Ok, così si faceva il... Craftiamo anche un po' di roba per sicurezza. Oh! Perfetto. Aspetta. Cos'è che dice qua? Velocità cura. A me servirebbe la salute massima, però. Va bene, ci sta ancora 70. Ancora un bel po' di pillole, però. È lì. Ah, sì, ho capito. Passeremo a passeromolo. Pessima. Ok, troverò qualcosa. Tienti forte. porca. Ok, abbiamo fatto. Ora dov'è che la dobbiamo portare? Ok, Ellie, ora devi... Lo so, devo salire sulla piattaforma. Perfetto. Dai, girala. Fai attenzione quando ci passi su. Ok. Squadra. C'è anche un trofeo in teoria se non fa, se non sblocchi, se non fai il, se non, come si dice, se non batti il 5 a Ellie. Però è veramente se siete degli stronzi senza cuore, perché vi garantisco che secondo me ci rimarrete tanto male. Soprattutto perché fa un faccino tipo, cioè, che vi fa rimanere tanto male. Però vabbè. Mi fa pure sentire in colpa. Ah, ho una fame. Lo so, anch'io. Giuro che sparo al prossimo scoiattolo. Ma no. Superiamo questo punto, poi cercheremo del cibo. Beh, se muoio di fame sarà colpa tua. Povero scoiattolo, cosa ti ha fatto? Di ma... Le... Oh no. Ok, abbiamo fatto bene a venire di qua perché sennò... Porca trota. Questo è brutto. Tomba non dovrebbe essere così. Ho scordato di mettergli quello stupido robot sulla tomba. Cosa me ne faccio? Cosa? Voglio parlarne. No. Perché no? Quante volte ne dobbiamo parlare? Succedono delle cose e noi andiamo avanti. Solo che... Ora basta.
Hai ragione. Scusa. Andiamo da Tommy. Porca miseria, ragazzi, mi rivedo strattanto in Joel. Vabbè, non vi dico perché, perché cioè, i gameplay non voglio che diventino cose personali. Cioè, io voglio raccontarvi cose divertenti mentre io faccio i gameplay, ve lo faccio anche godere. Ecco, cioè, nel senso, non voglio farvi appesantire l'esperienza, perché sennò diventa una rottura di scatole per tutti, soprattutto anche per me, perché non voglio appesantire. Rientriamo? Non si può fare il giro. Dobbiamo attraversare la centrale. Hai un attimo che non so se qua ci sia qualcosa. Infatti. Tac. Non so se ci sia anche qualcos'altro qua in giro, ma penso proprio di no. Fedra. Ehi. Non azzardarti a prendere l'arma e dia alla ragazza di buttare la sua. Ellie. Dai, fa come dice. Ok. Ditemi che vi siete persi. Non sapevamo che il posto fosse occupato. Stiamo solo cercando di andare oltre. Oltre dove? Sono a posto. Cosa? Li conosci? Conosco lui. È quello stronzo di mio fratello. Tommy. Porca troia. Come stai, fratellino? Cristo santo. Eh già. Fatti guardare. Cazzo se sei vecchio. Ehi, succederà anche a te prima o poi. Questa è Maria. Trattala bene, lei gestisce le cose qui. Signora, grazie per non avermi sparato. Sarebbe stato imbarazzante, visto che sei mio cognato. Beh, prima o poi ci caschiamo tutti, no? Ellie, giusto? Sì. Cosa vi porta qui? È una lunga storia. Perché non parliamo dentro? Sì. Hai fame? Sto morendo. Ok, ragazzi. Passo allarme. Sono amici. Ci hanno attaccati. Ci sono molti banditi in quest'area. È stato tranquillo per qualche giorno. Cosa diavolo ci fai qui? Pensavo che fossi a Jackson. Sto cercando di riattivare la centrale. L'avevamo fatta ripartire, ma una delle turbine è andata. Abbiamo l'elettricità, Joel, o meglio, avevamo. La rimetteremo in moto. Incredibile. Avete dei cavalli? Ne abbiamo un sacco. Ehi, Tommy, dammi una mano qui! Scusate, torno subito. Posso? Sì, certo. Gli piace se gli tocchi le orecchie. Mai cavalcato uno? Veramente sì. Quando sei andata a cavallo? Winston, una soldato mi ha insegnato. Dopo possiamo fare un giro con lui. Sarebbe bello. Eccomi. Grazie, Tommy. Figurati. Bene, continuiamo il giro. Comunque di solito i cavalli si accarezzano da davanti sulla testa. Mai qua sul sedere, perché sennò vi arriva una... Che fai qui? Non dovevi tornare indietro stamattina? Aspetta che Hauser e i ragazzi mi diano il cambio. Non c'è problema, vai a casa dalla tua famiglia. È solo per un paio d'ore, resisto. Bene, beh, vacci piano. Stavo dicendo che i cavalli vanno accarezzati sulla testa e mai sul sedere, perché sennò si incavolano. Maria? Dimmi. Qui sala di controllo, Steve sta per riavviare, vuoi venire a controllare? Io mangio con Ellie. Tocca comunque a me. Vado, vengo con te.
Vai con Maria e mangia qualcosa. Joel. Dai, Ellie, lasciamo andare i ragazzi. Sto mandando Tommy, aspettate. Dai. Sarà la sesta volta che cercano di riattivare le turbine. Siamo qui solo da una settimana, ma sembra una vita. Sono passati solo 33 anni. 33. Ho qualcosa per te. L'anno scorso sono andato a casa, in Texas. La nostra roba era stata tutta rubata. Quasi tutta. Ecco. Ma voi siete... Ma è ancora bella. Ma voi siete stronzi. Voi siete degli stronzi. Ragazzi. No, grazie. Sicuro, cioè... Ho detto no. Ok. La conservo per te. Tommy. Ho bisogno di parlarti. In privato. Sì, ok. Fammi controllare i ragazzi. Forza. Ok. Ok, no, comunque la ferita di Sara è ancora aperta nel cuore di Joel, cioè nel senso perdere un figlio, una figlia è bruttissimo. Non so cosa hai sentito dire, ma dovresti vedere la città, siamo più di 20 famiglie ora. Maria e suo padre hanno fondato questo posto per renderlo autonomo, ci sono coltivazioni e bestiame. Ricordi che pensavamo che fosse impossibile vivere così? Ma noi lo stiamo facendo. Come fate a difendervi? Gli adulti fanno la guardia lungo il perimetro. C'è anche un recinto elettrificato quando la centrale è in funzione. Dovete ancora occuparvi degli infetti, però. Chi non deve? Ma è il mondo in cui viviamo. Forse non deve essere così. Parli come Marlene. Cagnolone! Ehi, bello. Quello è Buckley. Non è proprio un cane da guardia. Ma che bravo che sei. È utile averlo in giro. Oh. Però preferisco i gatti con i Yeti perché sono troppo simpatici. Ci attiveranno la centrale. Forse stavolta ci siamo. Upsi. Non ci credi? Io non ho detto niente. Scommetto che funziona. Certo, fai anche due. Siamo quasi pronti. Devono solo riattivare lo scudo. Non c'è fretta. Bombe fumogene. Ah, bella. Ok, tavolo per potenziare. Io potenzio e ci vediamo tra poco. Ok. Vai, ma adesso merluzzo che doppio Tommy. E vai! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Sì, è lui. Ottimo lavoro, ragazzi! Qualcuno pensi a dare a Maria la buona notizia. Hai visto? Impressionante, no? Mi devi 2 milioni di dollari. Ok, Joel. Sì, sì, è Maurizio Merluzzo. Ah, vabbè, raga, è famosissimo, cioè. Ha doppiato un casino di roba. È davvero un bel gruppo qui. È gente a posto. Qui hanno una seconda possibilità. Qui l'abbiamo tutti. Perché hai lasciato Boston? Sono finito in una bella avventura, fratellino. Suppongo c'entri qualcosa alla ragazzina. C'entra del tutto quella ragazzina. Beh,
racconta allora? È immune. Immune a cosa? L'ho vista respirare tante spore da battere 20 uomini. Ma niente. Neanch'io ci avrei creduto. Ma posso dimostrarlo. Va bene. Ci credo. Ma perché proprio qui? Dovevo consegnarla alle luci. Ma visto che quelli sono i tuoi uomini, Dio. Potresti finire tu il lavoro e tenerti i soldi. Non vedo una luce da anni. Ma sai dove sono? Non ti chiedo molto, Tommy. Mi serve solo qualche pezzo per continuare sulla mia strada. Cosa ti fa pensare che lo farei per te? Questo non è per me, Tommy. È per la tua maledetta causa. La mia causa è la mia famiglia ora. E quello che mi chiedi non è una cazzo di passeggiata. Cristo, dai! Chiedi a Maria di farlo fare a qualcuno dei tuoi Anche nuovi amici. Anche loro hanno una famiglia. Tommy, ne ho bisogno. Ti servono i pezzi. Ok. Ma non mi prenderò in carico la ragazza. È così che vuoi ripagarmi, eh? Ripagarti? Per tutti gli anni in cui mi sono preso cura di noi. Preso cura? È questo che credi? Quegli anni non mi hanno portato altro che incubi. Tu sei sopravvissuto grazie a me. Ne è valsa la pena? Ti porto la cura per l'umanità intera e tu reciti la parte del fratellino che frigna. Non siamo più a Boston. Se mi metti di nuovo le mani addosso, non farai una bella fine. Che cazzo succede? Ci stanno attaccando. Ti ricordi ancora come si uccide, vero? Sì. Si lotta. Non lasciamoli entrare nell'edificio. Porca trota. Raga, non mi ricordo come si gioca. Corri! Figlia di puttana! Vai là! Tacco! No, però. Avete visto qualcosa? Ci vediamo. Andiamo al ponte. Tommy, dei banditi entrano nell'edificio. Potete uscire di lì. Siamo in trappola. Veniamo a prendervi, restate. Ellie, nasconditi. Maria, merda. Schifo.
Cos'è? Ok. Ma che c'è? Porco. Perfetto. E... ok. Tutto ok? Sì, sto bene. Oh. Oddio, arrivavano da tutte le parti. Poi Maria ha detto dobbiamo scappare. Ehi, ci siamo tuffati dietro. Senti, ai tavoli. È un tipo enorme. Piano, piano. Ascolta, ehi, ehi, sei ferita? No. Porca troia. Ti devo parlare. Assolutamente no. Digli di trovarsi qualcun altro. Non puoi lasciarmi in questa situazione. Hai idea di quanti uomini abbiamo perso oggi? Che sta succedendo? Litigano per colpa mia. Ne parliamo dopo. Ti ha detto dov'è il laboratorio? E ne parliamo dopo. Dopo. E divento anch'io una di quelle vedove, ok? Io devo farlo. Non so cos'altro dire. Bene. Maria. Maria. E arriva. Tu. Sarà colpa tua. Dovesse succedergli qualsiasi cosa. Riconoscente, sai? Sì, lo so. Porterò la tua ragazzina alle luci. Non devi preoccuparti. È meglio per tutti. Forse stavolta potrebbe andar bene. Devo parlare con Ellie. Ripeti, non ti ho sentito. Joel! Cosa, che c'è? La tua ragazzina ha preso un cavallo ed è scappata. Cazzo, da che parte? Ok. Vista cavalcare via. Torna dentro. Aiuta gli altri a pulire. Ok. State attenti. Ecco. Sì. Vedi le tracce? Forza. Sì, però porca miseria. Corri! Ok, ora corre. Corri, cavallone! Non può essere andata lontano. La troveremo. Ragazzina testarda. Si comporta spesso così? Non così. So cosa sta succedendo. Però anche se hai giocato su PS4. Non è andata di qui. Quindi? Ah, ok, dobbiamo andare. Ho visto. Ellie, che ti è venuto in mente?
Stavo dicendo che se comunque questo gioco ha 10 anni, non importa, c'è ancora il miglior gioco. Altre impronte. Ok, bene. C'è ancora il miglior gioco. È il miglior gioco horror, però. Ecco, i migliori giochi horror, a parer mio, di storia sono. Oh, no, non di qua. Ehi, Tommy. Marcia. I migliori giochi horror, a parer mio, sono. Ok. A parer mio sono The Last of Us, Days Gone. Oh maronna. Ah, ok, di qua era. Ehi, wow, 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 wow! Quanti ne vedi? Cazzo, sono troppi. Fai il giro, ti copro! Sì, ma se... Basta. Ehi. Beh. Dove? Ragazzi, sono morto una volta perché non mi ricordavo. Oddio. Ok, esploriamo un po' e poi andiamo avanti. Ehi là, che cacchio. Perfetto, prendiamo anche questo
Ok, un attimo che finisco di esplorare, poi... Se devo abituarmi a fare i gameplay aggressivi... Torniamo ai cavalli. È un attimo che... Devo abituarmi ai gameplay aggressivi, perché qua... Gameplay aggressivi, cioè avete visto come correvo, no? Devo tornare nel mio prime, anche se il mio prime è passato anche da un po'. Sì, come cacchio che si salta? Allora, devo prendere la rincorsa leggermente. Zio, vai, su. Vabbè. Sì, comunque sarà la terza volta che ci gioco. Da questa parte. Spero solo che non l'abbia presa. No, perché altrimenti sarebbe un game over. Comunque dopo The Last of Us, io cercherò di finire The Last of Us molto in fretta. Perché appunto io andrò in Serbia e sì, farò anche un vlog. Guarda, vicino al ranch. Quello è il nostro cavallo, lei deve essere qui. Mi ha tagliato la strada. La zona sembra tranquilla. Tommy, spostati. Fa attenzione. Ellie. Fa attenzione al mio secondo nome, quella volta Ellie! Che so... Faccio la guardia. Mi sa che voi due dovete parlare. Sì, ma comunque... Ma cosa devo dire? Niente di che. Non capisco perché io sto tenendo premuto fare uno stacco. Ellie! Sono qua su. Gesù Cristo. Ok. Comunque questa scena di The Last of Us sarà da lacrime virili, lo so già. Si preoccupavano solo di questo. Ragazzi, film. Scegliere quale maglietta abbinare a una gonna. È bizzarro. Alzati. Andiamo su. E se dicessi di no? Ti rendi conto di quanto valga la tua vita? Eh? Scappare in quel modo, metterti in pericolo, sono gesti stupidi. Beh, allora direi che la delusione è reciproca. Che cosa vuoi da me? Ammetti che è dall'inizio che cerchi di sbarazzarti di me. Tommy conosce questa zona. No, fanculo. Meglio. Senti, mi dispiace, mi fido più di lui che di me stesso. Basta con queste stronzate.
Cos'è che ti preoccupa tanto? Che faccia la stessa fine di Sam? Non possono infettarmi. So badare a me stessa. Quante volte ce l'abbiamo fatta per miracolo? Beh, finora ce la siamo cavata bene, no? E ora te la caverei anche meglio, con Tommy. Io non sono lei, sai? Cosa? Maria mi ha parlato di Sara. Ellie. E io... Stai scherzando col fuoco. Attenta a quello che dici. Mi spiace per tua figlia, Joel. Ma anch'io ho perso qualcuno. Tu non hai idea di ciò che significhi. Tutti quelli a cui volevo bene sono morti o mi hanno lasciata. Tutti! Tranne te, cazzo! E non dirmi che sarei più al sicuro con qualcun altro, perché la verità è che avrei solo più paura. Hai ragione. Tu non sei mia figlia. Io non sono tuo padre. E ognuno andrà per la sua strada. State pronti, non siamo soli. Due stanno entrando. Dentro ce ne sono altri. Vado di qua. Figlio di puttana! Sei morto, bastardo! Ok, la casa è vuota. Torniamo ai cavalli. Via libera. Vuoi una mano? Ce la faccio. Thank you.
eccola là. I bimbi stanno a casa stasera. Dov'è quel laboratorio? È lontano da qui, Università del Colorado dell'Est. Forza, Big Horns. Ellie, scendi da cavallo. Dallo indietro a Tommy. Continueremo solo con lui, se per te va bene. Dai, non farmi ripetere le cose. Che stai facendo? Tua moglie mi fa un po' paura. Non voglio che mi dia la caccia. Scusa se ho rubato il tuo cavallo. Dai, torna in città, parliamone almeno. Mi conosci, non cambia idea quasi mai. Università del Colorado dell'Est. Dove trovo il laboratorio? Edificio di scienze. Sembra uno specchio gigante, non puoi sbagliare. Abbi cura di tua moglie. C'è posto per te qui, lo sai. Tutto ok. Tutto ok. Addio, fratellino. Forza. Sì, si chiama turnover. E se copri 10 yard, allora torni al primo down? Esatto, al primo down. Cavoli, che casino. Basta giocare un paio di volte, poi tutto ha senso. Ok. Io vi saluto qui e nel prossimo episodio di The Last of Us faremo l'università. Ciao a tutti!